Buongiorno e bentornati ad Anna e i suoi fornelli e soprattutto bentornato a Pasquale. Aggettivo perché ti ho dedicato proprio un abito d'oro, perché come ormai diciamo sempre, per un fatalino ai fornelli, una fatalona al tuo fianco. Delicata poi alla fine come gusto. Hai già sbollentato le fave. Le fave novelle. E le già pulite, lo dico. I nostri calamari lavati per bene, puliti, tolta tutta la pelle. E che sciccheria. Sempre questa terminologia francese. Molto sottile, perché si deve abbinare poi allo... Cosa intendi dire? Che sono fatale? Certo, l'hai detto poc'anzi, per cui... Senza saperlo, però, insomma, diciamo che si presta molto il tuo cognome. Allora, Anna, i nostri calamari sono ben soffritti, assieme alla cipolla e l'aglio e l'alloro. Pomodoro. Sì, andiamo a me a guardate, questo è il basilico riccio che mi viene in Puglia, andare proprio nelle aziende da dove vengono i prodotti che poi utilizzano. Uno, vabbè, tu ce la fai con uno, io ne metterò così, un po' di più. Uno è sufficiente. Al forno gli involtini di fesa di vitello con all'interno verdure, ricotta, delle cose gustosissime che tra pochissimo andremo a impiattare, non prima di aver fatto la salsetta che li accompagnerà, che io farò perché io sono l'addetta. Sì, vediamo. Ecco, del porro. Il timo, ecco, mi è sfuggito, ecco, il timo invece c'è. Tagliamo sottile un po' di porro. Il porro, che è considerato la cipolla dolce. Così con le mani. Perfetto. Per anche velocizzare. La porzione giusta. Quattro pezzetti. Anch'io sono fatta di carne. E ho un debole per te. Anch'io per te, Anna. Ma come? Ecco, ma dai! Io lo posso dire, tu non lo puoi dire perché può essere un po' compromettente. Andiamo avanti.